Will, tutti i colori della passione. La goal collection della 35esima giornata del campionato di Serie B Win si apre con la vittoria del Torino che spugna l'Atleti Azzurri d'Italia e batte 2-1 l'Albino Leffe. Vantaggio dei Granata grazie a questo gol di Pagano nel primo tempo, nulla da fare per Tomasic. Nel secondo tempo però arriva il pareggio dell'Albino Leffe grazie al secondo gol in questo campionato di Luigi Sala, che rimette la formazione dell'ex Mondonico in carreggiata. Anche perché insomma l'Albino Leffe comincia a traballare, ora in zona play-out, arriva però al 87esimo la rete messa a segno da Mirko Antenucci, che regala 3 punti importantissimi al Torino, che grazie a questa vittoria si porta al 5° posto davanti alla Regina, che affronterà sabato prossimo. Vince 4-1 il Crotone contro il Frosinone. Poker da parte dei calabresi, tripletta di Aniello Cutolo che apre il suo show al 23esimo con questo bel gol da fuori, raddoppio al 27esimo direttamente su calcio di punizione, sinistro a giro che si infila all'incrocio dei pali, nulla da fare per il portiere del Frosinone. Rivediamo ancora l'esecuzione di Cutolo. Poi arriva anche il gol di Milan Djuric al 38esimo minuto del primo tempo, con il Crotone che di fatto mette la partita sul binario giusto e ipoteca la vittoria, anche perché poi nel secondo tempo va a segno ancora lui, Aniello Cutolo, che mette a segno la terza rete, tripletta personale, gol sempre più bello di Cutolo che si supera anche in questo caso. A nulla vale poi il gol di Mauro Minelli, che sigla il punto della bandiera per il Frosinone, penultimo a quota 33 punti, a dietro solo la Triestina. Il Crotone invece con questa vittoria si porta fuori dalla zona calda della classifica. 0-0 tra Ascoli e Sassuolo, 0-0 anche nell'anticipo del venerdì tra Empoli e Novara. Il Padova invece batte in casa 3-1 il Portogruaro. Portogruaro che però spaventa i veneti grazie a questo gol di Tarana, che porta in vantaggio gli ospiti al 17esimo minuto di gioco. Padova che si spaventa ma poi trova il pareggio grazie a questo calcio di rigore realizzato al 49esimo da Vincenzo Italiano, che rimette la formazione di casa in parità. Ci vuole però tutto il secondo tempo per vedere il Padova andare in vantaggio, perché il gol del 2-1 arriva all'80esimo e porta la firma di Trevisan, che di testa sull'azione di calcio d'angolo fa 2-1, gol importantissimo per il Padova. Eccolo qui, lo rivediamo ancora, che poi trova anche il gol della sicurezza all'86esimo grazie a De Paula, che scaraventa il pallone in rete con un sinistro potente. Anche il Padova si porta lontano dalla zona calda, raggiunge quota 45 punti, il Portogruaro invece rimane terzultimo a 37 punti al pari dell'Ascoli, sempre più invischiato in zona retrocessione. Vince invece 2-0 il Pescara contro il Piacenza, nulla da fare per Caccia e compagni che si fanno superare in casa. Vantaggio del Pescara grazie a questo gol di Gessa. Pescara che tra l'altro grazie a questa vittoria sale a 48 punti al pari del Vicenza, P2 su Livorno e vicinissimo a Regina e Torino che sono in zona playoff. Il raddoppio porta la firma di Riccardo Maniero, mette il punteggio al sicuro. Nulla da fare, dicevamo, per Caccia e compagni. Vicenza 0, Pescara 2. Vince 1-0 il Cittadella al Granillo sul campo della Regina grazie a questo gol di Piovaccari, che raggiunge quota 17 reti e raggiunge anche Caccia in vetta alla classifica dei cannonieri di Serie B Win. Vince 2-0 il Siena sul Vicenza, Siena che continua la sua marcia verso la Serie A, è un duello continuo con l'Atalanta. Questo è il gol del vantaggio che porta la firma di Alessio Sestu al 22esimo. È sempre Sestu il protagonista di questa gara. Al 36esimo mette il risultato al sicuro, mettendo a segno il gol del 2-0. 0-0 tra Triestina e Livorno, vince 3-1 invece il Varese in casa contro il Grosseto. Vantaggio per i Lombardi che porta la firma di Pisano al 17esimo. Ecco qui il suo inserimento, preciso colpo di testa del numero 31. Arriva però il pareggio del Grosseto che porta la firma di Sforzini al 46esimo minuto in pieno recupero del primo tempo. Ecco il gol di Sforzini che rimette il Grosseto in carreggiata. A questo punto però nel secondo tempo si scatena il Varese che torna in vantaggio grazie a questo gol di Tripoli servito da Carrozza. Vediamo proprio il cross del numero 7 e il gol vincente di Tripoli. Arriva poi anche il terzo gol di Ebagua, che
sarà quota 9 in Serie B Win, gol della sicurezza e Varese che rimane quarto a 58, a meno 1 dal Novara. Questi i gol della 35esima giornata del campionato di Serie B Win.